Il mondo piange la morte di Shimon Peres, l'ex presidente israeliano si è spento in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute nella mattina italiana di mercoledì. C'è stata la seduta di lutto del governo israeliano. Il premier Netanyahu ha detto Peres non ha mai cessato di adoperarsi per la pace e di credere nella stessa. La sua mano era sempre protesa per una riappacificazione storica con i nostri vicini. Il presidente americano Obama ha detto che di lui si è radicato nella sua base morale inscalfibile e nel suo ottimismo instancabile. Reazione anche da parte del premier italiano Renzi, che parla di Shimon Peres come un grande del nostro tempo ed un uomo di pace. Un genio con un grande cuore che ha usato i suoi talenti per immaginare un futuro di riconciliazione e non di conflitto. Una nazione, una regione e un mondo migliori grazie alla condivisione e alla cura.